Oggi facciamo un po' il gabbo della situazione. Manca un minuto e mezzo, ragazzi. Manca un minuto e mezzo, ma mi devo sbrigare che dopo c'ho da fare. Oggi ho da fare un sacco di roba. L'avete visto dai video che sono usciti? L'Atalanta sta pareggiando 2-2 con il Sarajevo. Sta pareggiando, vediamo l'ultima azione. Ora manca tipo un minuto più recupero. Spero vincano. Io tifo l'Atalanta. In Europa io tifo le italiane. Tranne qualche rara occasione, ne ho parlato già in alcuni video. Tifo le italiane, attenzione, palla fuori, mamma mia. L'Atalanta, ragazzi, sta 2-2 con il Sarajevo. Io vi faccio vedere il primo punto che avevo scritto. Era questo qua. L'Atalanta non deve giocare queste competizioni, guardate qua, ma non per l'Atalanta in sé. Le squadre italiane, spagnole, tedesche, inglesi, francesi non possono partire al secondo turno preliminare. Perché una squadra, lasciate stare che il Sarajevo ha recuperato, l'Atalanta è stata pollo, l'Atalanta è stata polla, polla, semplicemente polla, ora ne parleremo. Però ragazzi, il Sarajevo che becca un Atalanta, ma anche becca un Milan, che becca un Everton, che becca un Bilbao al secondo turno preliminare, ma si suicida. A questo punto è solo questione di culo. Io vi faccio un esempio: l'Atalanta o il Sarajevo affronteranno la vincente tra Hapoel Haifa e Hafnarfjarðarliðið, una squadra islandese, ok? Ragazzi, ora capiamo il livello di Atalanta e Sarajevo e di Hapoel Haifa e Hafnarfjarðarliðið, no? A questo punto è solamente questione di culo. È questione di culo quello che ti capita e per me è una cosa impensabile a questi livelli. Per me 7 minuti di recupero, meno male che ho registrato adesso il video e no, tipo a 5 dalla fine se n'era finita, raga. Madre di Dio, 7 minuti di recupero volevo uscire prima. Meglio per l'Atalanta, deve fare sto go. Allora, parliamo della partita. Barro, ragazzi, non so che gli è successo. Ha finito il campionato che sembrava il nuovo Messi. Vabbè, a parte gli scherzi, però davvero segnava come un cane. Palla al piede, correva come un cane, veramente andava a far gol. Poi all'improvviso oggi, ragazzi, per chi non ha visto la partita, c'è stata un'occasione per l'Atalanta con la porta che era qui alla mia destra. Immaginatevi la porta qua, no? Lui era spalla, no, spalla alla porta, diciamo che era messo così, posto così, qui e qui c'era la porta. Invece di cercare di stoppare il pallone o di girarlo verso sinistra, gli ho dato il pallone così e lui l'ha calciato frontalmente verso la rimessa, tutto scomposto, storpio, che per poco cascava. Non l'ho capito, sinceramente. Anche Duvan Zapata, poca roba oggi, ha sprecato tanto, ha sprecato veramente tanto. È stato anche molto sfortunato, però ha sprecato tanto. Cioè, per me è impensabile come l'Atalanta, vediamo questo calcio d'angolo, fuori, come l'Atalanta si faccia rimontare senza motivo, così all'improvviso in 5 c'è stato un blackout totale che in Europa è totalmente inaccettabile. L'abbiamo visto quando una squadra c'ha il blackout, vedi Lazio-Salisburgo, per dirne una, vedi Roma-Liverpool, vedi la Lazio pure mi pare lo fece con lo Sparta-Praga, vedi Roma-Porto, ora mi dico solo le romane, però insomma il blackout ce l'hanno avuto tutte le squadre, capita nella storia di averci blackout. I blackout non sono ammessi in Europa, capita ma non sono ammessi. Mi ricordo il Sassuolo lo ebbe in Europa League all'ultima giornata e uscì quando aveva una grande opportunità di passare. Dicevo, vabbè, Barro non mi è piaciuto, è forte, cioè nel senso quando poi si è divincolato in dribbling, adesso faccio un altro dribbling, è fortissimo, però sotto porta tutto il pallone lo devi buttare dentro. Anche Duvan, ti hanno pagato un sacco di soldi perché il pallone davanti lo devi buttare, non c'è, cioè tre palloni ti arrivano, due devi buttare dentro, soprattutto se la difesa è quella del Sarajevo, e oggi non l'ha fatto, quindi abbastanza sprecone. Mi è piaciuto Mancini, ragazzi, segnano i due difensori, Mancini e Toloi segnano, e il problema qual è? Che l'Atalanta c'ha un problema di base, nel modulo dei Gasperini i difensori centrali fanno un sacco di go. Solamente che non difendono, cioè di solito difendono anche molto bene. Oggi non hanno difeso, cioè il Sarajevo ha fatto due azioni offensive praticamente e l'Atalanta ha subito due gol. Confusione clamorosa dietro, non si capiva niente. E poi gli attaccanti che non la buttano dentro, almeno per oggi, manco con le mani. Attenzione, il Madonna mia, il Sarajevo ha dei limiti tecnici veramente spaventosi. Adesso hanno fatto vedere un giocatore, ha cercato di segnare, che ha tirato, cioè ovviamente lui ha calciato con il piede verso di quella, poi è andata verso di là, una cosa impensabile. Hanno preso due gol da salami, secondo me, ragazzi. Blackout totale, difesa allo sbaraglio, perché poi andiamo a vedere, tiri in porta 6-2. Il problema è che l'Atalanta concretizza poco, ragazzi, e si è riaperto tutto. E per me adesso l'Atalanta rischia tantissimo, perché deve vincere in Bosnia, deve vincere in Bosnia, ragazzi, adesso l'Atalanta, perché lo 0-0, l'1-1 li eliminerebbe e sinceramente uscire al secondo turno per me è una vaccata clamorosa, non è accettabile, non è accettabile. 5 minuti di appannaggio, tu non puoi prendere due gol da una squadra qualitativamente scarsa come il Sarajevo, non puoi farlo. Ora manca poco alla fine, io mi guardo la partita, attenzione, palla dentro, la gira dall'altra parte, spazzata via. Allora, il problema base, secondo il mio punto di vista, dell'Atalanta è che doveva insaccarla prima, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro, l'Atalanta ha avuto tante di quelle occasioni, tante di quelle occasioni, veramente tante. Oggi faccio un po' il gab, la commento, raga, devo uscire subito dopo, non c'ho tempo, aspetta la fine e poi vedete quanto è finita. Attenzione, palla dentro, colpo di testa, fuori, cazzo.
Regà, allora, non si può uscire col Sarajevo, non si può uscire con il Sarajevo. Io ribadisco, secondo me, comunque devono farle meglio le cose. Italiane, francesi, spagnole, tedesche e inglesi fate le partite ai playoff. Non dico dai gironi, ma dai playoff. È impensabile che una squadra poraccia come il Sarajevo, per la sfortuna che ha, deve fare un miracolo per eliminare l'Atalanta, quando poi magari la PUE e la IFA per passare deve battere la FNAS Bisbos. Io, regà, vado a vedere. Aspettate, eh. Allora, Europa League 2018. Allora, andiamo a vedere. Tanto l'Atalanta sta attaccando con il Papu Gomez pure, ragazzi, poca cosa. Alla fine mi è piaciuto un po' il fatto che ogni tanto su punizione ci provasse. Diciamo che l'Atalanta come partita in sé, cioè se io levassi quei 5 minuti dei due gol, darei anche un bel 7,5. Ha gestito ottimamente la partita, ha contenuto l'avversario, non lo ha praticamente mai fatto arrivare in porta. Ha fatto 5 minuti, ha preso due gol di blackout totale. Al di là di questi 5 minuti l'Atalanta ha fatto una gran partita. Però non ti puoi permettere di perdere 5 minuti in Europa in questo modo. Qua il Papu chiedeva il rigore, ma probabilmente non c'era, no, non c'era proprio nulla. Allora, quello che volevo dirvi io era, vi faccio vedere altre partite insieme all'Atalanta, allora insieme al povero Sarajevo che comunque potrebbe ancora passare, cioè Hajduk Spalato, Slavia Sofia, Mariupol, Djurgården, Genk Fola Esk, Ibernian Asteras Tripolis, Sascher Saliorsk, Lech Poznan. Poi c'è il Siviglia che affronta l'Uipest. Ora ditemi, sto poraccio Uipest che deve aver fatto un male nella vita per uscire subito dal primo turno visto che becca il Siviglia. Poi c'è sta che passa, i miracoli ci stanno, però perché l'Uipest deve affrontare il Siviglia e Lech Poznan il Sascher Saliorsk Bisbo? Cioè, ragazzi, i sorteggi non possono distruggere così tanto i sogni di una squadra di partecipare a una competizione. Poi dicevo, da Dinamo Brest Atromitos, ma che è? San Gallo Sarpsborg, Vitorul Vitesse, questa manca, la conosco, vedi il Bordeaux con il Ventspils, no? Allora anche il Bordeaux si è contenuto un po' qua, ha vinto 0-1, mannaggia, magari uscite col Ventspils, in Litua, Ventspils in Lituania ha vinto 0-1, potrebbe, attenzione, palla dentro, la palla resta lì, potrebbe tranquillamente passare il turno, lo passerà, però dico il Bordeaux, no? Contro il povero Ventspils, ma che ha fatto il Ventspils de male per prendere una squadra forte come il Bordeaux? Vediamo allora in le inglesi, chi c'è delle inglesi, chi c'è delle inglesi? Il Burnley, ecco il Burnley, fra l'altro questa è una sfida molto equilibrata, perché il Burnley è un miracolo che sia arrivato in Europa e l'Aberdeen scozzese è una squadra abbastanza forte, però questo è un raro caso di due squadre che affrontano un turno preliminare molto molto equilibrato. Io, ragazzi, vi faccio un esempio anche dello scorso anno, cioè lo scorso anno, ragazzi, il Milan fece un percorso ai preliminari giustamente ridicolo e io lo vado anche a leggere, no? Allora, aspettate se lo trovo, ve lo faccio vedere, qui non è. Qui non è il Milan. Dove cavolo è? Terzo turno preliminare. Vabbè, sicuramente ha battuto lo Scendia 6-0, 1-0. Poi qui ha battuto il Craiova 0-1, 0-2. Cioè, nel senso, ragazzi, ma povero Craiova, povero Scendia, ma che ha fatto del male? Che poi invece magari ci sono partite, per dirne una, come Östersund Fola Esk, oppure tipo, che ne so, questa, Mladá Boleslav Skenderbeu. Scendiglia Tracai. Comunque è finita qua. Ragazzi, ragazzi, c'è da dire veramente poco. Qua l'Atalanta fa una cappellata, secondo il mio punto di vista. Ora il Sarajevo c'ha, non dico un piede e mezzo. L'Atalanta può vincere per limiti tecnici, può vincere facilmente in Bosnia. Però c'è l'inferno bosniaco. E soprattutto non sarà facile, non sarà facile per niente. Fatemi sapere se secondo voi l'Atalanta riuscirà nel mezzo miracolo di vincere nell'inferno bosniaco e di rimontare la partita. Qua, ragazzi, grande partita buttata nel cesso. Fammi sapere la tua con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscriviti al canale ora! Sono impazzito, mi piace, vi è piaciuto, dislike, ti ha fatto cagare. Boscia la lala e noi ci vediamo ad un prossimo video!